Ben più di una lite tra condomini, quella di ieri in Via Aldo Moro a Pescara, vecchia ruggine tra persone note che, dice qualche residente, da sempre terrorizzano il quartiere. Ruggine riesplosa, suon di portoni distrutti, sassate e coltelli. Parenti e nemici, nonché personaggi noti, come detto alle forze dell'ordine, che hanno seminato 2 ore di terrore nel quartiere San Donato a Pescara. Dopo l'allarme lanciato da alcuni residenti terrorizzati da urla e rumori fortissimi, mi sono arrivate diverse pattuglie della squadra volante e altre forze dell'ordine. I poliziotti hanno trovato i vetri del portone in frantumi, così i finestrini di una macchina, e poi pietre, mattoni, bulloni, pezzi di marmitta di motorino scaraventati dalle finestre. Al culmine di una colluttazione è stato ferito alla testa con un oggetto contundente, forse un coltello, forse un taglierino, uno dei 2 uomini finito al pronto soccorso. La polizia sta cercando di capire i motivi reali della lite e anche il numero preciso dei partecipanti. L'episodio più eclatante nel luglio 2016, quando gli abitanti di Via Aldo Moro chiamarono 118 e polizia, dicendo di sentire spari di più colpi di arma da fuoco da un balcone della palazzina al civico 130, lo stesso della scena di ieri sera. Maria, la chiameremo così, ha paura, per questo abbiamo criptato il suo volto e camuffato la voce e ci racconta come da residente vive in quel quartiere. Perché spesso succedono episodi di violenze, liti condominiali, sparatorie, accoltellamenti. Io a volte ho anche paura ad uscire di casa. Ieri sono ritornata, c'era tutta la polizia sotto casa, non ho dovuto praticamente riprendere le mie figlie in mezzo alla strada per poter passare e non ce la faccio più perché non. Cioè, aver paura, non possono, i ragazzini non possono scendere sotto, non so. Maria ha paura e anche gli altri residenti e si rivolgono alle istituzioni. Alle istituzioni chiedo che le persone pericolose, perché secondo me lì ci sono persone pericolose, debbano essere giustiziate in modo diverso, perché non è possibile che in una casa popolare dove ci sono anche persone normali, tra virgolette, ci siano questi disturbatori, queste persone che minacciano, che c'è lo spaccio, c'è di tutto. Non diciamo male ad altri quartieri, perché tanto ci stanno anche, cioè, tipo Rangitelli è stata ripulita un pochettino, e quelli cioè, si è spostato praticamente in quella zona lì.